Una rete di spaccio fatta in casa. L'indagine si chiama Domus, a indicare la gestione quasi condizione familiare, effettuata tra le quattro mura domestiche, coinvolgendo in alcuni casi madri, conviventi e figli. Un'operazione scattata nell'ottobre del 2015, quando i carabinieri della stazione di Solofra, dopo aver individuato nella frazione di Sant'Agata e Pina, un'abitazione meta di numerosi giovani, erano riusciti ad accertare un'intensa attività di spaccio messa in campo da un pregiudicato avellinese detto Stasio o Stanislao, presso il suo alloggio alla periferia della città della Concia. L'indagine, proseguita fino al marzo del 2016 con l'ausilio di riprese video e intercettazioni telefoniche, accertavano che Stanislao, anche attraverso la collaborazione della madre, smerciava cocaina a una clientela sempre più vasta di ragazzi provenienti anche dall'Interland avellinese. La donna avvertiva il figlio sull'eventuale presenza di forze dell'ordine, dando il benvenuto a casa agli assuntori e registrando gli appuntamenti in agenda nell'insolito ruolo di segretario del figlio spacciatore. Cessioni lampo di sostanze stupefacenti che rendevano comunque difficile l'azione investigativa dei carabinieri. In alcuni casi i clienti che tardavano a pagare venivano anche picchiati. Al telefono la merce richiesta veniva indicata in codice con i nomi di parmigiana, caffè, ma anche tritolo, bomba, pensiero, regalo. Nella seconda piazza di spaccio, scoperta tra Montoro e Serino, i carabinieri riuscivano a incastrare un altro soggetto che, dopo essersi rifornito del carico di cocaina a Torre Annunziata, con la complicità del figlio e la donna, in questo caso nel ruolo di autista, cedeva vari quantitativi di droga ai ragazzi della zona. Protagonisti del terzo set di spaccio di droga nella città della Concia, una coppia di conviventi dedita soprattutto alla cessione di hashish, in questo caso anche ai minori. 11 le ordinanze eseguite questa mattina dai carabinieri della compagnia dei carabinieri di Avellino e della stazione di Solofra, supportati dai militari del comando provinciale del nucleo elicotteri di Pontecagnano e di unità antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Sarno. Provvedimenti disposti dal GIP per i soggetti di Avellino, Solofra, Serino, Aiello, Montoro e Torre Annunziata, tutti coinvolti in questa rete definita molto mobile e sfuggente dagli inquirenti, una rete di spaccio di droga eseguita su tre piazze diverse.